di Stato, l'AFA impone un certo tipo di movimento, una certa lentezza. A un certo punto però questo ordine viene sconvolto, due tizi giù per strada vicino a una ragazza e trapelano dei brutti movimenti. Niente paura perché dalla finestra c'è un nuovo eroe che ha visto tutto e ha visto che nessuno si muove. Guardando il suo orologio ha proprio capito che quella è... Orazero! Non guarda il mio orologio dal polso, dal momento che ho guardato giù, e giù c'era lei che proteggeva la borsa da due tipi che cercavano di più. Non l'aveva presa per i capelli, mentre lei chiamava chissà chi. Forse eccitati o forse solo tranquilli, avevano deciso di far tutto lì. Non posso stare fermo, io devo andare giù, giù. Nessuno che si muova, nessuno vuol sentire. Ci rimetti tu, 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 tu. Ora zero. Ora di far vedere qualcosa, ora vado, guardami dai, ora zero, ora vedrai che non ti inventerò una scusa, ora vado, guardami dai, ora zero, ora che capita quasi me. Appena giunta, poi mi molla un cazzotto, che mi stende e non ci vedo più. Poi prima lui e poi l'amico rotondo mi gonfiano, che chissà se mi alzo più. Ora sì che resto fermo, avrei bisogno di una tu. Hanno fatto tutto bene, se ne sono poi andati, sei rimasta sola. Ora dai, ora di far vedere qualcosa, ora vado, guardami dai, ora zero, ora vedrai che non ti inventerò una scusa, ora vado, guardami dai, ora zero, ora che capita quasi mai. Cosa che vedo, la faccia nera che fa lei, mi scritta in faccia e ancora io non ci credo, ma poi mi grida tutto c'entri, cosa vuoi? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Cosa ora vado, guardami dai, ora zero, ora vedrai che non ti inventerò una scusa, ora vado, guardami dai, ora zero, ora che capita quasi mai.